In diretta? Beh, buonanotte a tutti, è l'1.30 e se potete condividere un po' perché così riusciamo ad arrivare a tante persone, anche perché una forza di questa vittoria certamente è stata la collaborazione di tutti quanti voi, siamo riusciti tutti quanti a fare controinformazione attraverso le condivisioni, attraverso la rete, condividendo soluzioni, proposte. Allora, possiamo dire senza essere poco umili che abbiamo stravinto queste elezioni comunali. 19 ballottaggi su 20, no? Abbiamo vinto, sì. Eravamo al ballottaggio su 20, in 20 città, ne abbiamo conquistate 19. Ora si inizia a lavorare, siamo estremamente contenti. Vi chiediamo però quel che abbiamo sempre chiesto, perché in questa campagna elettorale vi abbiamo detto che il voto non basta, occorre partecipazione, occorre un popolo sovrano che si informa. L'avete visto come si sono comportati i quotidiani, poi riconducibili a De Benedetti, a Caltagirone, nelle ultime 2 settimane, davvero hanno fatto un gioco così sporco, ma comunque non ha più tra l'altro la potenza e non ottengono più i risultati che forse hanno ottenuto 20 anni o 10 anni fa. Ormai esiste un popolo sempre più informato. Noi vi stiamo chiedendo una mano importante perché quando dovremo, e lo faremo, aggredire sacche di corruzione, di malaffare, di mala politica nella capitale d'Italia e in tante altre città, avremo bisogno di un popolo di cittadini che ci sosterrà. Perché la situazione è così incancrenita dal Parlamento italiano fino appunto ai comuni che le hanno utilizzati come bancomat, come se fossero dei loro possedimenti personali, che senza l'apporto dei cittadini fuori le istituzioni, perché noi non pensiamo che siano elettori, ma cittadini dentro le istituzioni e cittadini fuori le istituzioni, ecco, senza questo apporto non ce la faremo. Comunque siamo stracontenti, la campagna elettorale l'abbiamo condotta alla grande, senza prendere un euro di rimborso elettorale. Non vi dimenticate che ci siamo scontrati contro dei colossi che hanno a disposizione i giornali, controllano grazie alle leggi Renzi, che ha peggiorato la legge Gasparri, purtroppo i telegiornali italiani. Hanno a disposizione decine, centinaia di milioni di euro di finanziamento pubblico ai partiti, noi non abbiamo preso un euro. Hanno uno strapotere, hanno governato e governavano e noi senza una sede, senza privilegi, senza scorte, senza denari pubblici, solo con l'autofinanziamento, con le piazze, con la passione, con le nostre proposte, le nostre soluzioni, abbiamo vinto in 19 città su 20, abbiamo permesso a Virginia Raggi, tutti quanti assieme, di diventare la prima sindaco donna della storia di Roma, vincere anche a Torino, un'altra delle storiche capitali italiane. Insomma, è la dimostrazione che un popolo sovrano, non ti preoccupare, può tutto e che non siamo sudditi di costoro che ci hanno tolto diritti e in cambio ci hanno dato bonus. Quindi il lavoro inizia adesso, non abbiamo fatto ancora nulla, abbiamo stravinto le elezioni, ma ora il lavoro inizia adesso perché a noi non ci interessa vincere le elezioni e basta, ci interessa risolvere i problemi dei cittadini. Dopo stasera, 19 ballottaggi su 20, abbiamo battuto sia il PD che la Lega Nord in questi ballottaggi. Dopo stasera, grazie al Movimento 5 Stelle, Roma, la capitale d'Italia, avrà il primo sindaco donna della storia e Torino, che è stata capitale d'Italia, avrà Chiara Appendino sindaco del Movimento 5 Stelle, che manda a casa Fassino, uno di quelli che dalla vecchia politica si è voluto riciclare nell'era dei rottamati di Renzi, però volendo fare il rottamatore. L'abbiamo detto per anni, questi cambiavano i volti ma rimanevano sempre lo stesso sistema e i cittadini italiani ci hanno seguito perché hanno mandato a casa il PD nelle due tra le più importanti città d'Italia, una è la capitale e in tante altre città. Che cosa significa questo? Significa che ora abbiamo messo le fondamenta per iniziare un cambiamento ancora più ampio, perché in città come Roma, se veramente inizieremo a lavorare tutti quanti insieme, potremo cambiare la città agendo sui problemi concreti. Io vi ricordo che questi hanno fatto una campagna elettorale sulle Olimpiadi, quando ci sono quartieri di Roma che non hanno l'acqua, intere strade con buche, con problemi di viabilità, con problemi di fogne, con problemi di trasporti, con problemi di pulizia urbana, e questa gente parlava delle Olimpiadi, dei referendum per la riforma costituzionale e della legge elettorale. Quando dicevo che ai ballottaggi non si scontravano le persone ma due idee di paese, mi riferivo a questo. E i cittadini hanno scelto un'altra idea di paese. Qualcuno dice: ma adesso che cosa deve succedere a livello nazionale? Io dico soltanto una cosa: sono anni che ci bocciano la nostra proposta di abolizione dell'Equitalia in Parlamento, la nostra proposta di approvazione del reddito di cittadinanza, non ci hanno filato di striscio sulla legge, sulla carta dell'onestà. Adesso si facciano qualche domanda e si diano qualche risposta. Se i cittadini danno questo segnale, forse è il momento di iniziare a approvare un reddito di cittadinanza, di iniziare ad abolire l'Equitalia, ovvero di tutelare i piccoli e medi imprenditori, di tutelare chi ha perso il posto di lavoro e vuole essere reinserito lavorativamente.
Un'altra cosa che abbiamo sconfessato, Alessandro diceva senza soldi pubblici e senza grandi lobby, ma senza coalizioni, loro si presentavano con dei pachidermi, 7-8 liste, noi con una sola lista, e soprattutto abbiamo fatto vincere ancora una volta il metodo. Guardate che Alessandro poteva candidarsi sindaco di Roma e invece abbiamo detto no, da noi chi viene eletto in un'istituzione deve restare lì e portare avanti il proprio mandato, e oggi Virginia Raggi è sindaco di Roma con quasi il 70% dei consensi. Chiara Appendino era un consigliere comunale, tutti dicevano era sconosciuta, ha battuto uno che è stato da 30 anni in politica come Piero Fassino. Questo è accaduto oggi, abbiamo fatto vincere anche il metodo. E infine io penso che possiamo mettere da parte, vedevo ancora gente come il direttore del TG1, il direttore del Messaggero, che parlavano di voto di protesta. Guardate che abbiamo vinto in tantissime città italiane. Roma era una città in ginocchio, ma tante altre città italiane, nonostante non fossero in ginocchio, come Torino, hanno comunque avuto un voto dei cittadini, hanno visto un voto dei cittadini verso il Movimento 5 Stelle, perché è il momento di cambiare il modo di fare politica. E questo modo di fare politica, in cui noi abbiamo sempre creduto, ha vinto queste elezioni amministrative. Quindi la smettessero di parlare di voto di protesta e iniziassero a focalizzarsi su alcune nostre proposte, perché forse tanto populiste, utopiche e insignificanti non sono, visto che i cittadini corrono dietro. Se Logarin ha fatto il reddito di cittadinanza comunale a Livorno, o se 10 dei 15 nostri sindaci hanno abolito Equitalia e tutti hanno ridotto il debito, evidentemente non sono delle cose insignificanti, sono pilastri fondamentali di un modo di governare che i cittadini italiani premiano. Oggi ci hanno riconosciuto la capacità di governare le grandi città, città come Roma che hanno milioni e milioni di abitanti. Spero che domani i cittadini italiani ci riconoscano anche la capacità e abbiano la voglia di farci governare il paese, perché non li deluderemo. Ciao! Ciao a tutti e grazie!